Al Carotti la Jesina reduce da due KO consecutivi ospita il San Nicolò, 2 punti in 4 gare. Abruzzesi col volto nuovo dopo l'addio di Margarita e il ritorno di Chiacchierelli da Fano, subito titolare. Partono dalla panchina Terrenzio e Cichella. L'ex di turno tra i Loncelli e Ragazzu, ed è proprio lui al secondo minuto a confezionare in contropiede il primo brivido, servendo Trudo, poi fermato dalla difesa. Clamorosa palla gol per il San Nicolò al 14°. Digidio per Casolla, tocco debole sull'uscita di Niosi. Il pallone scivola sulla linea di porta, ma non entra. Fiato sospeso al Carotti. Rimpallo favorevole per Trudo al 21° su tiro di Cardinali e Calore battuto, e l'1-0. Altra occasionissima per gli abruzzesi al 24°. Merlonghi tira una fucilata, respinge Gnosi, arriva Tafani ma viene disturbato ad 1 metro dalla porta, palla in angolo. Sfortunato Casolla al 26°, che c'entra in pieno la traversa. Al 30° un Ragazzu soffia il pallone a brighi e prova a trafiggere Calore, la palla però sfiora il palo. Pericolosissima la Jesina tutte le volte che arriva sotto rete, complice qualche distrazione di troppo dei biancazzurri, sfortunati sotto porta. Al 42° ancora pericolosi Leoncelli con Trudo che in rovesciata prova a sorprendere il portiere ospite, palla troppo alta. In avvio di ripresa Epifani prova a cambiare le carte al 12°, escono Merlonghi ed Egidio, in campo Moretti e Massetti. Al 14° cambio anche per la Jesina, esce Cameruccio, entra Piersanti. 1 minuto dopo, al 15°, calcio d'angolo basso, sotto porta, spunta pericolosissimo Fatica, ma il portiere biancazzurro para. La ripresa offre poco, tanti falli in campo e cartellini gialli sul taccuino di Airoldi di Molfetta, che al 32° richiama verbalmente anche Epifani, lamentatosi per la troppa perdita di tempo dei giocatori della Jesina. Cala l'intensità in campo. In pieno recupero tenta l'assalto per il raddoppio la Jesina, con Trudo velocissimo in contropiede e poi Alessandroni fermato da una gran parata di Calore. Insistono i Leoncelli con Trudo che serve Pierandrei, palla vicino al palo. Al Carotti finisce 1-0, niente da fare per il San Nicolò in crisi di risultati. La vittoria manca dal 1° novembre. La Jesina torna a respirare.